Ciao a tutti, sono Nicola Castiglione, istruttore della Selezione Nazionale Piloti. Da oggi inizieremo un programma, video o TV se volete, che andrà in onda su YouTube, dove cercheremo di mettere a disposizione tutta la nostra esperienza in pista di istruttore, soprattutto rivolta alla sicurezza stradale, quindi guida sicura, e a favore di tutti coloro che vedranno i video. Oltre a questo, cercheremo pure di aggiornarvi costantemente su quello che sono gli sviluppi della parte sportiva della Selezione Nazionale Piloti, quindi l'SN1, l'SN2, i piloti che seguiamo nelle varie categorie. E poi, infine, faremo pure una puntatina, ci affacceremo nel mondo del motorsport, in questa occasione alla 500 miglia di Indianapolis che si è svolta appena domenica scorsa, e quindi cercheremo di darvi il nostro punto di vista e anche degli aggiornamenti costanti in modo da farvi uno appassionare sempre di più a questo sport che per noi è davvero meraviglioso, due di cercare di trasmettervi un po' della conoscenza che abbiamo. Selezione Nazionale Piloti esiste da ben 14 anni e comunque avevamo delle esperienze sia agonistiche che di altre scuole di pilotaggio alle spalle, e un po' della nostra esperienza affinché voi possiate guidare più sicuri sulle strade di tutti i giorni e soprattutto più consapevoli dei pericoli che ci sono per strada con le macchine che noi guidiamo abitualmente. Se riusciremo ad abbassare anche di un pochino, di una sola unità, gli incidenti sulla strada, noi avremmo raggiunto il nostro obiettivo. Quindi un saluto a tutti e godetevi la puntata, la nostra prima puntata di Motorsport Channel SNP TV. Ciao! Come potete vedere, ci troviamo in un circuito, una pista, e questo è il rettilineo di partenza. Subito dopo il rettilineo, noi lo sappiamo, ci sono le curve. Ebbene, adesso oggi parleremo dei momenti della curva e daremo dei consigli di base a tutti gli automobilisti per cercare di guidare al meglio possibile durante i nostri spostamenti. Dovete sapere, come potete benissimo vedere nella grafica che sta scorrendo, che quando noi freniamo tutto il carico della macchina si sposta in avanti. Quando noi acceleriamo, i pesi della macchina, c'è cioè un trasferimento di pesi verso il posteriore. Quindi in frenata ne abbiamo le ruote davanti che hanno più appoggio, più peso, in accelerazione quelle dietro. È per questo fondamentale dividere la curva in tre momenti: l'inserimento, il punto di corda e l'uscita. Allora andiamo a dividere adesso i momenti della curva, che sono tre, e sono ben distinti: striscia rossa, linea rossa e inserimento della curva. In questa parte qui non si deve mai accelerare, qui si frena. Magari su strada provate a frenare a ruote dritte, poi piano piano mollate il freno e accompagnate dolcemente la macchina verso l'interno della curva, senza mai accelerare, prima di essere arrivati al punto di corda. Punto di corda che dura pochissimo, si trova solitamente, ma non sempre così, nel mezzo della curva, come potete ben vedere. Lì è il momento in cui noi possiamo cioè possiamo mettere giù il gas, è il momento in cui siamo più interni rispetto alla curva. La cosa fondamentale è non mettere gas prima, perché se ricordate la prima schermata, quando io metto giù, quindi accelero, il trasferimento di carico si sposta dietro, dà tenuta alle ruote posteriori e le ruote anteriori rimangono scariche. Ma se ancora devo girare per fare la curva, avrò una mancanza di aderenza all'anteriore e questo comporterà appunto un pericolo in curva, un fenomeno che si chiama sottosterzo. Questo sottosterzo
Poi non è difficilissimo da correggere, però una mano poco esperta potrebbe anche avere qualche problema con la macchina che tende ad andare dritta verso la tangente. Quindi il consiglio che noi della Selezione Nazionale Piloti vi diamo oggi è quello di non accelerare mai troppo presto in curva, non farlo mai per una guida sicura prima della metà della curva. Dovete rimettere giù il gas, soprattutto sul fondo bagnato ma anche asciutto, la regola non cambia, quando iniziate a riallineare il volante. Quindi quando non chiudete più il volante ma iniziate a riallinearlo, questa è una cosa molto importante per la sicurezza attiva vostra e passiva dei passeggeri e di chi incontrate nella carreggiata che vi viene incontro. Tutto qui. Passiamo adesso al secondo capitolo di questa nostra puntata. Parliamo adesso di selezione nazionale piloti, o meglio, di categoria SN1. Da questa piazzola partirà il poleman del primo round della selezione nazionale piloti 2015, Mario Longo, che sfiderà i tre finalisti venuti fuori dal primissimo appuntamento di quest'anno. Primissimo appuntamento che vi racconterò brevemente. Abbiamo avuto quattro manche disputate dai piloti dell'SN1 Pro, la categoria regina della selezione nazionale piloti. La prima e la seconda manche sono state appannaggio di Thomas Denis Calvagni, il pilota italo-argentino che è riuscito a mettere tutti dietro grazie a due prestazioni maiuscole. La terza manche di giornata se l'è aggiudicata quello che io definisco un mero consistent driver, ovvero Giovanni Grasso, ritornato in selezione nazionale piloti l'anno scorso dopo alcuni anni sabbatici, possiamo dire così, nei quali ha corso solo ed esclusivamente in kart nei vari campionati regionali e trofei nazionali. Infine l'ultima manche, quella con un punteggio più pesante, una gara di livello 1 come la chiamiamo noi, cioè una gara che assegna più punti rispetto alle altre, l'ha vinta un funambolico Vito Pignalosa, pilota pugliese, che ha guidato veramente al limite e ha fatto staccate impressionanti, di cui ne ricordiamo una tutta di traverso molto molto bella da vedere, che ci ha tenuto col fiato sospeso perché tutti eravamo convinti che uscisse di strada, e lì ha vinto lui. Adesso loro tre dovranno vedersela appunto con Mario Longo, poleman nelle qualificazioni della setup race, e da lì si decideranno i risultati. Potremmo avere confermati i vincitori della prima fase oppure vedere sovvertita completamente la classifica. Tutto ne sta nelle mani che stringeranno il volante dei mezzi della selezione nazionale piloti di questo primo round. Si tratta di kart, poi si passerà alle formule, nelle mani di Mario Longo, nelle mani e nel piede di Mario Longo. Quindi in bocca al lupo, buona fortuna, e presto vi diremo i nomi dei vincitori definitivi della Setup Race 2015. Infine, come potete vedere, una puntata alla 500 miglia di Indianapolis, dove ha vinto un grande Juan Pablo Montoya, che è arrivato al suo secondo successo nella famosissima gara dell'Indiana, bissando quello che aveva ottenuto ormai nel lontano anno 2000, quindi ben 15 anni fa. A distanza di 15 anni la grandezza di questo pilota, il talento di questo pilota è rimasto immutato, e a me fa particolarmente piacere, vedete le immagini cruente di questa gara, fa particolarmente piacere che abbia vinto lui, perché è stato un po' scartato dal crudele del mondo della Formula 1, ma si è rifatto con gli interessi andando a vincere una gara stratosferica, forse la gara più famosa al mondo, di sicuro la gara più veloce del mondo. Quindi tanto di cappello a Juan Pablo Montoya e complimenti da parte di tutta la selezione nazionale piloti. Uh-huh.
Infine chiudiamo con un po' di storia dell'SNP. Le immagini che state vedendo scorrere alle mie spalle riguardano la 200 giri endurance, ovvero il debutto della selezione nazionale piloti nel mondo dell'endurance e nella fattispecie nel kart, perlomeno in questa occasione. Si tratta del primo anno dell'Open Cup, categoria endurance appunto, un anno combattutissimo, vedrete gli highlights di questo video, dove poi alla fine ha primeggiato il pilota italo-spagnolo Enrique Caruso. Quindi un saluto a tutti, alla prossima, mi raccomando, seguiteci su Facebook e dai, ci si vede presto alla prossima puntata qui su Motorsport Channel. Ciao!